No, la cosa bella è questa, che effettivamente si sta dimostrando che c'è un gruppo di amici, tra l'altro attorno a Ivano, perché è veramente una brava persona, non lo devo dire io, ma lo dicono i fatti, insomma la sua storia, ma le istituzioni in questa città hanno trovato il modo di collaborare, insomma, proprio nel rispetto, per carità, e nell'autonomia funzionale di ognuno, però ho visto che c'è anche il signor Questore, ve lo saluto, c'è il comandante della Capitaneria, tutte persone che poi c'è il senatore Speranzon, la deputata Martina Semenzato, cioè tutte persone che comunque rappresentano i nostri, diciamo, interessi, le nostre discussioni. E devo dire che questo a me fa tanto piacere, cioè attorno a una riunione così amicale, assolutamente poi un'opera meritoria, perché su Venezia c'è ancora chi crede che per far vivere la città bisogna dare i servizi alla città. Per riuscire a attrarre i cittadini bisogna che ci sia lavoro, dobbiamo costruire le condizioni che questo avvenga. Spesso c'è chi si attarda continuamente a far critiche, sarebbe bello ogni tanto anche invece avere proposte. Però mi sembra che il grosso delle persone sta andando su questa direzione in generale, per cui mi fa molto piacere, e questi sono i fatti che rispondono alle cose nulle o vuote, insomma. Per cui bene questa struttura, insomma, poi io ne ho anche bisogno. Grazie a tutti ragazzi, grazie Ivano. Aspetta, un saluto particolare a Pietro. Pietro, vieni qua, Pietro, sei cioè, il numero uno della situazione. Pietro, vieni con la tua, vieni qua. Consegna tu a pala forbice, eccolo qua. Questo è Pietro, che io vedo, punterei una fiche su Pietro per il futuro. Va bene, grazie Ivano.